Peter, sono obbligato a farti i miei complimenti, come al solito. Tutto si è svolto alla perfezione. Ma ho idea che la nostra prossima missione non sarà altrettanto semplice. Quelle che stai osservando sono le fotografie di un vescovo. Si chiama Zosima, è un progressista, ma soprattutto si è messo dalla parte sbagliata. È un sostenitore delle tesi economico-politiche del loro segretario generale. Tra 2 settimane Zosima verrà consacrato metropolita. La cerimonia avverrà a Pietroburgo, nella cattedrale di Pietro e Paolo, con una messa solenne che verrà officiata a mezzogiorno. Così diventerà la figura più influente della sua chiesa. Ed è per questo che il mio cliente desidera che venga assassinato pubblicamente. L'episodio dovrà avere luogo durante la cerimonia della sua investitura ufficiale all'interno della cattedrale. Credo ti sia facile comprenderne il motivo. Naturalmente, per controllare che tutto proceda come stabilito, sarò anch'io in Russia. E mi raccomando, per nessun motivo dovrai avvicinarmi o dar segno di riconoscermi. I nostri nemici hanno occhi e orecchi dappertutto e noi non possiamo correre il rischio di essere individuati. Sarebbe la catastrofe. Questo è tutto. Ti auguro buona fortuna, avvoltoio. Ubriaco Fradicio. Sono ferito. Compagno, aiuto. Ti prego, aiutami. Vado a chiamare un'ambulanza. No, è troppo tardi. Lui tra poco verrà qui. Prendi questa. Adesso è tua. Lui non deve averla. Scappa, compagno, ora la tua vita è in pericolo. Hai tra le mani una cosa pericolosa. Adesso è tua. Non darla a nessuno. Thank you.
ad anche il posto di blocco. Добрый день. Дайте ваши документы, пожалуйста. Sì. Мы можем все время идти к тебе домой или в кино. Нужно найти что-то. Столик на двоих. Хорошо. 8:30 ровно. Не сомневайтесь, мы все устроим. Я надеюсь, это правда. Спасибо. Sono Mr. Richardson. Buonasera, Mr. Richardson. Spero abbia fatto buon viaggio. Vediamo. Sì, le abbiamo dato la 217. Grazie. A proposito, ho avuto un piccolo incidente con l'auto. Mi si è rotto il lunotto posteriore. Potete provvedere voi? Noi possiamo provvedere a tutto. Già. Buonanotte. Stia tranquillo per quel vetro. Me ne occuperò personalmente. Buonanotte.
Beh, mi scusi tanto. Prego. È appena arrivato, vero? Sì. È americano? No, inglese. Ah, davvero? Io adoro gli inglesi. È solo? Solo e stanco, sì. Non pensa di aver bisogno di un po' di compagnia? No, grazie, almeno non per questa notte. Ci ha pensato bene? Io sono qui. Arrivederci. Chi è? Mr. Richardson, sta dormendo? Sì, vai via. Mr. Richardson. Non è vero che stavi dormendo, Mr. Richardson. Come fai a sapere il mio nome? Il portiere è mio amico. Jim Richardson, fotografo inglese freelance di avvenimenti di attualità. Scommetto che sei venuto qui per l'investitura del nuovo metropolita di Pietroburgo. Senti. Yekaterina Georgievna Voloshin, ma gli amici occidentali mi chiamano Peggy. Beh, Yekaterina Georgievna. Posso entrare? No. Grazie. Sono tutte uguali le camere di questo albergo. Ti bastano? Tu mi offendi. Io mi faccio pagare solo in dollari. Questa cos'è? Lascia stare. Mi fai una fotografia? Mi serve una foto per il paginone di Playboy. Non faccio quel tipo di fotografia. Vuoi dire che fotografi solo vescovi noiosi e barbuti? Bene, senti, facciamo una cosa. Se fai la brava e te ne vai, domani te le faccio. Davvero? Me lo prometti? Mi fai un servizio come quelli per Playboy? Se troviamo il luogo adatto. A casa mia c'è uno splendido scenario naturale. Bene, le foto di nuda all'esterno vengono ancora meglio. Allora siamo intesi. Domani vengo a prenderti io. Va bene. Buonanotte. Jim Richardson. La sua stanza è la 217. È inutile che lo avverti del nostro arrivo. Ho capito, non lo farò. Aprite! Un attimo. Apra, è KGB. Mr. Jim Richardson. Sono io. Sono il colonnello Suvorov, responsabile a Pietroburgo del Comitato per la Sicurezza dello Stato. Polizia politica?
Lei potrebbe rivelarsi una persona utilissima per noi. Beh, non vedo in che modo. Sono un fotografo regolarmente accreditato, appena arrivato a Pietroburgo. Poche ore fa lei in macchina ha attraversato il confine con la Finlandia. Esatto. Ed è lì che sono accaduti degli spiacevoli incidenti. Che tipo di incidenti? Di quel tipo che lei non troverà riportato sui quotidiani. Interessante. Uno scontro a fuoco. Le vittime sono due guardie di confine e un antiquario. Un antiquario? Mm-hmm. Per essere più esatti, un contrabbandiere. Particolarmente esperto di arte russa, di icone soprattutto. Le faceva passare in Occidente facendosele pagare care dai vostri appassionati. Le confesso che la sua morte non mi turba più di tanto. Ha avuto quello che si meritava. E allora qual è il problema? Il problema, come lo definisce lei, è costituito dalla morte dei due miliziani. Sono stati uccisi senza motivo. Beh, un motivo ci sarà sicuramente. Infatti, e sono qui per sapere cos'è successo. E lo vuole sapere proprio da me? Esattamente. Beh, mi dispiace, ma lungo il percorso che ho fatto io era tutto normale. Tutto normale? Sì. E all'ultimo posto di blocco, prima della città, i due miliziani erano ancora vivi quando lei è passato? Sì. Interessante. Immagino non le dispiacerà venire un attimo con noi alla centrale per firmare il verbale. Questione di minuti. Questa burocrazia ci ucciderà. Siamo sommersi dalla carta straccia. Ma lei non è tenuto a sapere queste cose. Allora andiamo? Le ripeto che non ho visto niente. Capisco la sua reticenza, ma anche il suo non aver visto niente è un elemento importante. Ci permetterà di stabilire il momento della strage. Perché il vostro reparto si interessa a questi omicidi? Perché in questo crimine potrebbe essere implicato qualcuno che ci piacerebbe rintracciare. Ha mai sentito parlare degli avvoltoi? Quei sicari internazionali specializzati in delitti politici? Certamente, ma non vedo... Alcuni informatori, più che attendibili, ci hanno indicato che uno di questi avvoltoi, il cui vero nome per inciso è Peter Hoffman, si trova qui a Pietroburgo. Per cosa? Dopo il fallito colpo di Stato, le forze reazionarie sono disposte a tutto per tentare di fermare il processo di liberalizzazione della Russia. Un attentato politico potrebbe far pendere la bilancia del potere da una parte o dall'altra. Perché proprio a Pietroburgo e non a Mosca? Piacerebbe saperlo anche a me. È solo una sensazione, ma questo triplice omicidio porta il marchio di un avvoltoio. Nessuno dei nostri delinquenti comuni andrebbe tanto oltre. Capisco. Ecco qui. Andiamo. Così è sistemato per sempre.
Sai che ti dico? Sono contento di essere riuscito a fregare quel bastardo. È meglio andare in centrale per la strada lunga. Eccolo di nuovo, Cristo. Com'è riuscito a trovarci? Stacca. Siete pazzi, quello ci viene addosso. Occhi aperti. Quel figlio di puttana non mollerà facilmente. Perché non chiamate la centrale, eh? Non è possibile. Abbiamo l'ordine di mantenere il silenzio. Ma che state dicendo? Che succede? Ho visto qualcosa. Ci stava aspettando. Sembra abbandonato. Non ci giurerei. Se ci fosse qualcuno, ne avrebbe approfittato per venirci addosso. Il vicolo è stretto. Non fidiamoci. Fermati. Trovato qualcosa? Andiamocene. Milizia. Mandali al diavolo quegli imbecilli. Siamo cechisti in missione. Accompagniamo un tizio in centrale. Facci passare, è meglio per te. C'è qualcosa che non mi convince. Figlio di puttana, l'ha ammazzato! Fuori, svegli! Ehi, compagno, non ce l'hai qualche rubro in più? Non per l'elemosina, compagno, solo un prestito, per poco tempo, per un compagno in disgrazia. Gesto da granduca! Ehi, sei uno di noi, compagno! Sei uno di noi, lo sento! Anche tu sfidi la società e le sue leggi! Anche tu! Thank you.
Non ti preoccupare, compagno. Adesso la situazione è sotto controllo. Quella specie di pazzo mi è saltata addosso all'improvviso. Fa venire subito un'ambulanza. Va internato in un istituto psichiatrico. Agli ordini. Mi spezzo il braccio! Ti spezzo la spina dorsale se non dici subito dove l'hai nascosta. Che cosa? Un piccolo sforzo di memoria, coraggio. L'ho gettata. Come? È in albergo. Adesso ascolta. Noi due andiamo subito al tuo albergo. E ti avviso, se hai mentito, ti stacco il braccio e te lo ficco su per il culo. Che cosa c'è in quella maledetta scatola? Se lo sapessi, uccideresti senza il minimo rimorso, come sto facendo io. Dove sei stato, Norm? Dall'amichetta. Ah, ma quale amichetta? Non si regge in piedi. Ehi, ma lui si droga per andare con l'amichetta. Sì. Ma è vero, tiri la cocaina e poi vai con la tua puttanella. E togliti il caffè. Non dici niente, eh? Imbecille, è inutile che fai finta di dormire. Si vede benissimo che sei un vigliacco. Dove li tieni i soldi, eh? Tira fuori il salvadanaio, va. Io non c'entro con quel vecchio. Ma quali soldi? Non ho un rublo. Niente. Ehi, non ho niente. Avete visto quello là? È uno straniero. Ah, è il nostro dovere di bravi cittadini dare il benvenuto allo straniero. Via la mano. Vuoi che ti facciamo da guida in città? Cosa sei, un polacco, un tedesco o magari un ebreo? Guarda se ha soldi in tasca. Sì. Ecco. Ah. Ehi, ehi. Ti sguardo con le mani. Bravo, bravo compagno, ce ne vorrebbero di uomini come te. È stato veramente coraggioso. Individui violenti, teppisti anche lui. Meno male, portami via, presto. Sei in qualche guaio, Mr. Richardson? Ho paura di sì. C'è qualcuno che mi sta addosso e ha un particolare interesse per un oggetto di cui sono entrato in possesso. Ah sì? Di cosa si tratta? È quello che vorrei sapere anch'io. Per il momento ho capito solo che c'è in gioco la mia pelle. Ma allora perché non avvertiamo la polizia? Sono venuti gli uomini del KGB. Mi stava portando in centrale un certo colonnello Suvorov quando... Colonnello Suvorov, hai detto? Perché, lo conosci? Se lo conosco, ma
come pensi che potrei fare questo lavoro liberamente senza di lui? Sono nelle sue grazie. Senti, potrai anche essere pericoloso, ma ti aiuterò. Non ti mettere idee strane in testa, Peggy. Tu non immagini il pericolo, non immagini quanta gente ho visto ammazzare. Guarda che io non ho paura. E poi mi interessa fare quelle foto. Posso fartele fare da un altro fotografo, se è questo che vuoi. Sì, a me interessa molto avere quel servizio. D'accordo. Allora facciamo un patto. Tu mi aiuti a fare uno scoop su questa storia. E io ti garantisco Playboy. Sono con te. Che cosa devo fare? Per prima cosa, devo recuperare una scatola che ho lasciato in albergo. Hai modo di entrare in camera? Sì. Il portiere è mio amico. Beh, diciamo che mi deve qualche favore. Bene, bene. Cominceremo a capire di più di questa storia quando avrò quella scatola. Fai conto di averla già recuperata. Dovrai prendere anche la borsa con il materiale. Ho una macchina fotografica a cui tengo molto, capito? Mm-hmm. È importante per me averla. È vitale. Sono un fotografo, ricordatelo. La chiave del 217, per favore. Peg! Ti sei bevuto il cervello. L'ha portato via il KGB, capito? E poi non c'è più niente in quella stanza. Quindi non c'è motivo che tu salga di sopra. La chiave. Peggy, perché vuoi farmi passare per forza dei guai? I guai li passerai quando andrò alla milizia e racconterò della cocaina che dai ai tuoi clienti. Va bene. Va bene. Puttana. Frocio. Ma sei impazzito? Cosa fai in mezzo alla strada? Ho visto entrare quel pazzo con la divisa della milizia. Allora? Era dove l'avevi lasciata. Bene. L'attrezzatura fotografica? Niente. Si sono portati via tutto quello che c'era. Oh. Dai, te ne compri un'altra, no? Sì. Che ti importa di una vecchia macchina scassata? Perché non vai a spiegare tutto al colonnello? No, Peggy. Non posso fidarmi di nessuno. Pensa a quel pazzo furioso che mi perseguita. Porta una divisa della milizia, guida una macchina della milizia, riesce sempre a trovarmi. Mi sembra evidente che non agisce da solo. Potrebbe avere dei complici. Magari anche fra gli uomini del colonnello. Jim, non puoi fuggire per sempre. E qui in Russia non è facile rimanere nascosti a lungo. Beh, io prima devo scoprire cosa c'è dentro questa scatola. Jim. Jim, io ti posso ospitare solo per 2 giorni. Ti basteranno?
basteranno. Giuro che se fra due giorni non sarò arrivato a capo di questa faccenda, me ne andrò dritto dritto alla milizia a costituirmi. E al diavolo tutto il resto. Scemo. Eccoci. Vedrai che qui non verrà a cercarti nessuno. È sempre riuscito a trovarmi. Perché non dovrebbe venire anche qui? Su, Jim, non pensarci più. Sei stanco. Vai a stenderti un po' sul letto. Sì, forse hai ragione. Ma vedi, Peggy, io sono un fotografo di cronaca. E il mio sogno è quello di fare uno scoop. E sento che questa storia è importante. Ed è tutta mia. E tu devi aiutarmi. Peggy. Svegliati, Peggy, su. Che ore sono? Quasi le 10. Le 10, così presto. Questa è la prima volta che ti vedo alla luce del sole. Una fame allucinante. Questa notte ho sognato un pollo arrosto enorme che correva come un pazzo. Lui correva e io gli correvo dietro, senza riuscire a raggiungerlo. Insomma, in tutta la notte non sono riuscita a mangiarne nemmeno un pezzetto. Riesci a immaginare un incubo peggiore di questo? Che cos'hai? Vorrei sapere che cosa sta tremando quel colonnello. Se ti interessa tanto, posso andare a chiederglielo. Dici sul serio? Ma sì, ti ho detto che è mio amico, no? E allora? Ormai non ci vediamo da molto. Gli è tornata di sicuro la voglia di me. E poi non sarebbe la prima volta che vado a trovarlo nel suo ufficio durante il giorno. E che cosa gli chiederesti? E poi perché dovrebbe parlare proprio con te? Perché come tutti ha bisogno di sfogarsi con qualcuno. Anche i colonnelli sono esseri umani, in fondo. Tanto io per lui sono solo un'innocua puttanella senza cervello. A me piace consolare gli uomini tristi e soli. Riuscirò ad avere tutte le informazioni che ti riguardano. Non ci credi? Ci vado subito, allora. Così saprai come comportarti. Allora, si apre. Ci sto provando. Bisogna essere molto cauti, chissà cosa c'è all'interno. Allora, io vado. Ti accompagno. In fondo non so se faccio bene a lasciarti andare da quel Suvorov. Vedrai, questa storia finirà bene, lo sento. Io sono sempre ottimista. Thank you.
Il compagno colonnello Suvorov. Fa appuntamento? No. C'è una visita per il colonnello. Donna. Bene. Può salire. Yekaterina Georgievna Voloshin. Attenta, prego. Compagno colonnello, posso entrare? Avanti. La compagna Yekaterina Georgievna. Falla passare. Subito. Colonnello Suvorov. Yekaterina Georgievna. Ah, colonnello, chiamami Peggy. Dimentico che sei la più bella puttana di Pietroburgo e ti confesso che ogni volta che ti vedo mi costa molta fatica a non chiederti una prestazione professionale. Colonnello, ma che linguaggio. Siamo nel tuo ufficio, potrebbe entrare qualcuno. Lo sanno tutti che quando tu sei con me quella porta deve restare chiusa. Colonnello, dobbiamo parlare di lavoro. Ma è quello che stavo facendo, se no che puttana saresti, eh? Allora? Sei riuscita a parlare con il colonnello? Sì, Jim. E le cose si mettono male per te. Il colonnello è ossessionato dall'idea che questo Peter Hoffman sia in città. Quello che lui chiama l'avvoltoio? Sì. E dopo il massacro che c'è stato ieri, pensa che tu sia in qualche modo responsabile della morte dei suoi uomini. Ma se quel pazzo ha tentato di uccidere anche me? L'ho visto bene, sai. Sono perfettamente in grado di identificarlo. Jim... Ma che dici? Anche se sei innocente, stai lontano dal colonnello. Ho avuto una strana sensazione quando l'ho sentito parlare di te. E in ogni caso per l'avvoltoio è finita. È solo questione di tempo prima che lo catturino. Che cosa vuol dire? Il colonnello mi ha detto che non potrà mai uscire da Pietroburgo. Questa notte hanno arrestato l'uomo che gli avrebbe fornito un passaporto falso se qualcosa fosse andata male. Quell'assassino non riuscirà più a varcare la frontiera dell'Unione Sovietica. Accidenti a me quando ho preso in mano questa scatola. Ecco, sta cedendo. Dai, slegalo. È questo quello che vuole quel bastardo.
È bellissimo. E io che credevo chissà cosa. Ma Jim, non ti rendi conto? Questa è un'opera d'arte. Deve essere preziosissimo. Ci puoi giurare. Che meraviglia. Davvero! No! No! Jim! Non possiamo restare qui! Mi raccomando, ucciderci! Ok, proviamo ad uscire. No! Devo prendere la borsa! Presto! No! Siamo fregati! Proviamo di qua! C'è una dacia dove abitavo prima di trasferirmi qui. Non serve a niente andare là, Peggy. Sì, invece, fidati. Tieni. Corri. Volta l'abbiamo fregato. Non credo proprio, Peggy. Perché? Non ci prenderà lo stesso. Tienimi gli orecchini. Vieni. Dobbiamo arrivare dall'altra parte. Nell'altra stanza c'è una botola. Seguimi. Ce l'abbiamo fatta. Ma dove siamo? A un centinaio di metri dalla dacia. Ok, forza, recuperiamo la macchina. Forse è il momento di dire la verità al colonnello. No, non ancora. Prima devo sapere il valore di questo oggetto. Allora conosco la persona che ci può aiutare. È un vecchio amico di famiglia. Dirige un museo d'arte antica. Siamo sicuri che è una persona di fiducia? Te l'ho detto. È un vecchio amico di famiglia. Quanto amico? Il più vicino a mio padre. Mentre mio padre studiava in un seminario, lui provvedeva alle sorti della nostra famiglia. Finché papà non è diventato un pope. Un che? Un pope. Un sacerdote della Chiesa ortodossa. Vuoi dire che tuo padre è un prete? Esatto. Scherzi. Attento, io non scherzo mai su certe cose. Va bene. Vada per questo esperto d'arte antica. Scendi qui, siamo arrivati. Io intanto vado a parcheggiare.
XIV secolo, in termini barocco, soprattutto quando ci si riferiva all'architettura, assunse una connotazione, un intento spregiativo, dato il radicale rifiuto dei canoni classici che comportava. L'espressione artistica barocca in sostanza venne vissuta, mi raccomando, Peggy, come l'aberrante espressione di un cattivo gusto delirante, volendo usare un'espressione... Sergei Ivanovich Volkov. Yekaterina Georgievna. Che piacere rivederti, bambina. Seguitiamo più tardi. Anch'io sono molto felice di rivederti. Questo è Jim, un mio amico inglese, a cui tengo molto. Sergei Richardson. Allora, Yekaterina, come va? Ti fai sempre più bella. È incredibile. Grazie. Ricordi che quando ero piccola volevo sempre che lo ripetessi? Ma come vuoi che dimentichi la mia figlioletta preferita? Oggi sono un disastro. Certo, Sergei Ivanovich, ho bisogno di un favore. Siamo accidentalmente venuti in possesso di questo gioiello e vorremmo sapere da te di cosa si tratta. Oh, molto particolare. Sembra di Fabergé. Ed è anche dei più belli fra quanti me ne è capitato di vedere. È molto prezioso. Potrebbe esserlo, potrebbe esserlo. Prezioso è l'uovo che arriva in tempo per Pasqua, dice un vecchio proverbio russo. A prima vista sembrerebbe proprio un pezzo autentico, è un uovo imperiale, termine con il quale non vengono designate solo le uova in porcellana, ma anche gli esemplari in metalli preziosi creati da Carl Fabergé, il famoso orafo. Fu la passione degli imperatori per questi oggetti a stimolarne la produzione. Dammi l'anello di sostegno. Il diamante sulla base è tagliato in maniera differente ed anche il meccanismo di apertura è diverso da quello solito. Di quale meccanismo sta parlando, prego? Lo zar Alessandro III commissionò le prime uova a Fabergé nel 1884 come regalo pasquale per la zarina, naturalmente. Tutte queste uova, oggi disperse in musei e collezioni private, sono vere opere d'arte. Sono d'argento, oro smaltato, o in pietra dura cosparsa di stelle d'oro, o di un reticello prezioso. E sono a sorpresa, si aprono cioè nel mezzo per far apparire un bibelot o una statuina. Oppure carrozze o animali. Ora, vediamo un po'. Chissà perché fa tanta resistenza. Vuole dire che all'interno di quest'uovo c'è qualcosa? Certamente. Ma perché? Non avete provato ad aprirlo? Veramente no. Chi poteva immaginare una cosa del genere? Oh. Forse Alessandrite. Alessandrite, non vorrei sbagliarmi. È di dimensioni mai viste. Davvero molto singolare. Che valore può avere? Oh, questo non lo può dire nessuno. Siamo di fronte ad un pezzo unico e di fattura molto pregevole. Il valore reale è dato dall'insieme dell'oggetto. E credo che ci troviamo di fronte a una delle ultime uova di Fabergé della collezione privata di Caterina la Grande. Subito dopo la rivoluzione del 17, alcune uova della collezione non si trovarono più. Nessuno seppe mai se fossero state rubate o lo zar non avesse fatto in tempo a consegnarle o addirittura a commissionarle all'oreficeria imperiale. È un oggetto così importante. Ho motivo di ritenere che è il più importante della collezione. Osservate. Incredibile. Davvero incredibile. Ha cambiato colore. Splendido. Come dicevo, è una particolarità preziosa presente anche nell'alessandrite. Quando è colpita dai raggi del sole, cambia colore. Lo zar ha sicuramente voluto realizzare quest'uovo per rendere la sua collezione un'opera d'arte degna di qualunque altra esistente al mondo. Quindi è senza prezzo? Sa, oggi tutto ha un prezzo. E credo che certi collezionisti sarebbero disposti a pagarla cifre elevate dell'ordine di almeno 5 milioni di dollari. Forse di più, il triplo addirittura.
Hai detto 5 milioni di dollari? Ma è pazzesco. Certamente. Ora bisognerà avvertire le autorità. Questo è un tesoro nazionale, come tale è indispensabile che... Sì, è quello che faremo. Anzi, sarebbe meglio che se ne occupasse lei. Noi intanto lo metteremo in un posto sicuro. Sì, ma non potete portarlo in giro. È rischioso. Sergei Ivanovich, Jim ha ragione, sta tranquillo. Io non posso. Chi potrebbe immaginare che io nasconda un oggetto di tale valore? Non posso lasciare a te, bambina. Non abbia timore, Sergei Ivanovich. Ci riuscirò. Caterina lo terrà nascosto così bene che nessuno riuscirà a trovarlo. Certo. No, fate attenzione, dovrete fare molta attenzione, perché si tratta di un oggetto che, insomma, sono certo che avete non capito, ti giusto? Davvero. Lo terrò con la massima cura. Mi non raccomando, so come ringraziarvi. Datemi notizie. Ciao. Ora so perché l'avvoltoio mi sta addosso. L'antiquario ha nascosto il gioiello fin dai tempi dei nazisti. Hai deciso? Parliamo con il colonnello o proviamo a cavarcela da soli? Aiutami a uscire dalla Russia e giuro che ti farò ricca. Allora per te è solo una questione di soldi. Certo. Dove è andato a finire il tuo sogno di fare uno scoop? Al diavolo lo scoop. Sono anni che giro il mondo facendo fotografie. Adesso ho la possibilità di mettermi finalmente a posto, per sempre. Sì, capisco. E andremo a vivere insieme in Occidente? Sì. E lì non avrei più bisogno di andare a letto con nessuno. Dimmi cosa devo fare. Puoi procurarmi una pistola? Ok. Fammi fare un paio di telefonate. Peggy, le hai portati i soldi? Mm-hmm. E tu hai portato quello che ti ho chiesto? Va bene. È sempre un piacere fare affari con i tuoi amici occidentali. E ora? Domani voglio essere in Finlandia, libero. Non sarà facile. Provaci ugualmente. Ci vorrà del tempo. Va bene. Intanto troviamo un rifugio per questa notte. Quello ce l'ho. Il tempo non passa mai.
È vero. Thank you.
Jim. Mi hai deluso, Peggy. Ma avrei dovuto immaginarlo, una puttana è sempre una puttana. Speravi davvero di ottenere qualcosa da quei due tagliagola? Anche tu. Anche tu mi avresti tradito. Non ti avrei portata con me. E non ti avrei dato un soldo, è vero. Ma non ti avrei mai uccisa. Stiamo perdendo il senso della ragione. Quel gioiello ci ho tenebrato la mente. Io volevo solo il paginone di Playboy. Cercavo solo il modo di uscire da un'esistenza grigia. Adesso ho persino paura di te, Jim. Ti prego, ricominciamo tutto da capo. Mandiamo a diavolo quel gioiello e pensiamo a noi due. Ah, non è più possibile, Peggy. Perché? Perché? Perché il mio vero nome non è Jim Richardson, ma Peter Hoffman. L'avvoltoio. Peccato. Con il tuo corpo avresti fatto un gran figurone sul Playboy. Queste proprietà... Levati di mezzo. Che diavolo ci fai qui? Ho i miei buoni motivi, Nesbitt. Eravamo d'accordo che non ci saremmo dovuti incontrare. Così potrebbero individuarmi e la missione salterebbe di sicuro. Guarda. Questo è il gioiello più prezioso della collezione di Caterina la Grande. Guarda questa pietra. Sono certo che vale almeno 15 milioni di dollari. Con le tue conoscenze sarà uno scherzo piazzarla. E dove hai trovato questo gioiello? È una lunga storia. Ti prego di raccontarmela. D'accordo. Me l'ha dato un uomo a cui hanno fatto la pelle. Poi ho conosciuto una puttana e attraverso lei sono riuscito a farmelo stimare dal direttore di un museo. Hanno provato in tanti a portarmelo via, ma non ci sono riusciti. Purtroppo ti hanno solamente usato. Scherzi. Sei stato usato. Genialmente e cinicamente manipolato. Non vedi che questa è una volgarissima coppia da pochi dollari? Andiamo, Nesbitt, non fare il furbo con me adesso. Quanto sei sciocco, Peter. I russi lo chiamano Pocatuzza. Facciata. 100 anni fa, a Potemkin, il favorito di Caterina II, costruiva finti villaggi per convincerla che con lui il popolo progrediva. Cosa vuoi dire con questo? Non riesci a capirlo? Con te hanno usato lo stesso sistema. Hanno creato una facciata per costringerti a venire qui. Non importa quale sistema abbiano usato, ora sanno chi c'è a capo dell'organizzazione. No, non è possibile. Sei un ingenuo. Sono arrivati, infatti. Fregheranno una seconda volta. Sono uscito indenne da situazioni peggiori. Non continuare a fare sciocchezze. Siamo in Russia. Non arriveresti nemmeno all'uscita del molo. Non peggioriamo la situazione. Perché? Pensi che saranno teneri con me? Ho già ucciso 3 persone, Nesbitt.
Davvero molto ingegnoso, Peter. Ma adesso i giochi sono finiti. Sono giochi che non finiscono mai. Lo sai, vero? Dammi quel giocattolo. Immagino che era me che volevate, vero? Infatti, ed era abbastanza facile immaginarlo. Peter Hoffman era perfetto per cadere in una trappola basata sull'ingordigia. Gli avvoltoi sono predatori vigliacchi. Gli abbiamo svettolato sulla faccia un po' di soldi. E ci ha portato direttamente all'uomo più importante dell'organizzazione. Neanche un killer come lui si è accorto del mio bluff.